Buonasera a tutti e ben collegati con i webinar organizzati da Certificati e Derivati per questa serata in collaborazione con Deutsche Bank. Buonasera da me, per Paolo Scandurra. Bene, allora, oggi giornata particolarmente complicata sui mercati, in particolare complicata per la borsa italiana, perché ci sono state diverse problematiche legate proprio alle contrattazioni per effetto della migrazione della piattaforma Millennium, che ha causato più di un problema nell'ottica dell'informativa, e infatti per lunga parte della giornata molti book non hanno avuto l'informativa corretta, quindi non era possibile vedere il bidask, con impossibilità per molto tempo della giornata, anche per lungo tempo della giornata, anche a negoziare. Quindi giornata complicata, come dicevamo, sotto questo punto di vista, per chi segue il mondo dei certificati. Viceversa, la situazione sui mercati oggi vede un segno brillante, verde, per tutte le piazze europee, ma non solo, anche in America, massimi storici sul Nasdaq, ma anche oltre 28.000 punti toccati nel corso della seduta sul Dow Jones per la prima volta nella sua storia, oltre 28.000 punti. Idem per l'S&P 500 con nuovi rialzi. Insomma, la settimana è iniziata nel migliore dei modi, evidentemente sui mercati azionari, con l'indice italiano in chiusura in queste fasi proprio con un rialzo dello 0,78% sul contratto derivato. Ottime le performance di molti titoli del nostro listino, spicca Prysmian, ma anche importanti rialzi sul settore bancario con UniCredit oltre 2,5% punti, e poi ancora una volta da lungo rialzi molto a nuovi massimi degli ultimi 3 anni. Come dicevo, oggi naturalmente andremo a vedere assieme qualche situazione quotata sul mercato secondario da Deutsche Bank. Vi invito ad utilizzare il pannello che è sulla destra del vostro monitor. Tra l'altro, mi auguro che sia regolarmente online sia l'audio che il video. Ecco qui, ecco, grazie Monica che mi inizia a dare un primo feedback, per me è sempre molto utile per sapere se effettivamente funziona tutto da un punto di vista dell'aspetto più tecnico. Questo perché anche oggi mi trovo in trasferta e quindi sono costretto con un computer portatile, insomma, a seguire questo webinar. Come giustamente dice Michele, va tutto ok, meglio di Borsa Italiana. E evidentemente anche lui oggi, come d'altronde un po' tutti, ha avuto problemi con le negoziazioni, soprattutto con l'informativa che ci ha impedito di vedere regolare denaro, lettera e molti market maker su tutti, un po' insomma, non solamente Deutsche Bank, ma comunque molti market maker hanno avuto difficoltà nel quotare. Vedo che state dando un buon feedback anche per l'orario delle 17:30, che evidentemente è preferito da voi, come appunto ci avevate già testimoniato in qualche incontro precedente, e da qui stiamo cercando di spostare in avanti un po' l'inizio di tutti i nostri appuntamenti. Allora, andiamo a vedere nel dettaglio qualche idea di investimento. Naturalmente, come sempre, faremo un passaggio anche sui certificati che avevamo visto anche lo scorso mese, e quindi quelli che ci hanno dato qualche soddisfazione. E nel frattempo, in particolare, vediamo qui il webinar del 25 ottobre sul sito xmarkets.db.com. È possibile vedere le situazioni di cui avevamo parlato precedentemente, e quindi eventualmente anche qualche certificato che nel frattempo sta continuando a dare buoni risultati. Tra questi, l'Express su Generali, che in realtà avevamo già visto come certificato, in particolare che era stato da noi segnalato per un'eventuale chiusura anticipata. Siamo a 142,19, abbiamo 144 il potenziale rimborso alla data del 2 dicembre, ormai generali ben sopra lo strike dei 17,77, insomma, però eventualmente ci sarebbe la possibilità di poter liquidare ancora qualche giorno d'anticipo per non rischiare quanto potrebbe mai accadere nell'arco di questa settimana, anche se, come dicevamo, il gap
rispetto al livello strike per il rimborso anticipato, in questo momento è molto ampio. Però ecco, situazione eventualmente da monitorare per chi volesse oggi la possibilità di poter chiudere a 142,19 contro i 144 del rimborso anticipato. Naturalmente per chi non ha fretta e non ha paura di un'importante correzione nel corso della settimana può tranquillamente rimanere a cavallo del certificato e portare a casa l'intera posta dei 144 euro. Lorenzo mi dice che cerca e cerca e ricerca buone occasioni, ma non ne trova. E devo dire, Lorenzo, che io non credo, tra l'altro, di essere in grado di darti grandi soddisfazioni in questa ricerca, perché le tue difficoltà sono le difficoltà di un po' tutti, con la volatilità che continua ad essere molto bassa e gli indici che continuano a salire. Si stanno verificando fondamentalmente solo situazioni di rimborsi anticipati che eventualmente sull'ultimo miglio ci portano magari qualche punto, qualche decimale di rendimento, però insomma grandi occasioni quando la volatilità è così bassa non è che ce ne siano. Comunque proviamo a vedere assieme qualcosa, iniziamo da dare uno sguardo a qualche certificato che ho selezionato, quindi ci facciamo aiutare dalla nostra piattaforma e soprattutto ringrazio il mio ufficio studi perché mi ha aiutato proprio a individuare qualche situazione ancora potenzialmente interessante. Quindi scorrerò assieme a voi qualche idea. Naturalmente si distingueranno tra certificati di breve o di medio termine, qualche situazione che eventualmente ha magari anche in bidolli, che però scambia regolarmente qualche centinaia di pezzi giornalieri, e poi vedremo anche tra i bonus e gli outperformance se c'è qualcosa di interessante. Allora, direi di partire con questa prima situazione che andiamo a vedere qui assieme. Vado un po' ad ingrandire il monitor. Intanto saluto Massimo e Antonello che ci hanno raggiunti in questo nostro incontro pomeridiano. Allora, qui abbiamo un certificato Phoenix che prevede il pagamento di coupon del 7,30 annuo. Quindi il primo di settembre 2019 è già stato pagato regolarmente, adesso il prossimo appuntamento è un po' lungo nel tempo perché arriverà praticamente fra 11 mesi, siamo quindi attualmente insomma, a novembre, la prossima osservazione sarà il 28 settembre 2020. Il certificato è un Phoenix che prevede il pagamento di cedola, quindi di premio del 7,30 con effetto memoria. Nel caso in cui il sottostante rilevi almeno il 70% del livello iniziale, e poi invece il rimborso anticipato sempre con coupon del 7,30, quindi non si sommano i due premi, ma è o premio e il certificato prosegue, o rimborsa pagando il premio, nel caso in cui il sottostante rilevi almeno al 100% del livello iniziale. Il sottostante è il titolo Daimler, che attualmente rileva a meno 4,96, quindi dovrebbe recuperare circa 5 punti percentuali per agganciare lo strike iniziale. C'è molto tempo davanti. Il certificato attualmente si acquista a 94,80, quindi è un investimento che chiaramente va fatto guardando almeno al 2020 inoltrato, quindi almeno diciamo, orientativamente almeno per l'estate, per poter avere poi a portata di mano il rimborso anticipato di settembre 2020. In ottica di investimento, il certificato appare comunque interessante perché la barriera quindi sia barriera capitale che la barriera per il pagamento del 7,30 annuo è a un livello di 38,91 euro, che come vediamo nell'ultimo anno non è stato mai neanche sfiorato dal titolo Daimler, ci si è avvicinata solo in prossimità, insomma, dell'importante discesa che c'è stata subito dopo l'estate, però attualmente ha recuperato gran parte del terreno, siamo in piena fase di rimbalzo e quindi potrebbe riavvicinarsi nuovamente al di sopra dello strike dei 55. Quindi in ottica di investimento 7,3 punti percentuali annui di coupon, se poi dovesse anche rimborsare anticipatamente si andrebbe ad aggiungere i 5 punti percentuali di acquisto sotto la pari con il rimborso al 100 rispetto all'attuale prezzo di acquisto di 94,80 euro. La barriera è al 70% del livello iniziale, quindi in questo momento abbiamo un prezzo che è esattamente allineato
a quella che è la performance del titolo Daimler. Lo possiamo vedere tra l'altro anche qui dall'analisi di scenario. Se Daimler a scadenza si trovasse a meno 30% rispetto ad oggi, avremmo un rimborso di 66,52 euro, ovvero un 29,83 di perdita. Quindi vedete come in questa situazione il certificato è esattamente pari alla performance di Daimler, cioè Daimler perde il 5% dall'emissione e il certificato si acquista a poco meno di 95. Quindi è un titolo, in questo momento un certificato che non porta premio rispetto alla componente lineare. Da un punto di vista grafico possiamo vedere assieme Daimler come si comporta. Naturalmente non credo che sia necessario ricordare qual è il settore di appartenenza. È un automobilistico, settore automobilistico, titolo tedesco. Questo è il suo andamento grafico a un anno. Se la mandiamo un pochino più indietro, vediamo come effettivamente sia dal 2017 abbia iniziato una fase discendente abbastanza pronunciata, con un passaggio dai 75 euro circa per arrivare poi a un minimo di 40, 41, no, meglio 40 e 53 per la precisione, proprio il giorno di Ferragosto del 2019, però una bella fase di rimbalzo che ci ha riportati qui nell'area dei 52. Importante sarebbe proprio riuscire a strappare oltre questo massimo fatto già due volte nel mese di novembre e a fine ottobre oltre i 54. In questo caso ci potrebbe essere un ulteriore allungo con anche una possibile inversione di tendenza e quindi a quel punto vedere un po' in prospettiva anche il premio con rimborso anticipato più fattibile. Detto questo, guardando la barriera di rimborso capitale a 38 vorrebbe dire andare a fare un nuovo minimo sull'orizzonte temporale degli ultimi 4 anni. Quindi, per chi volesse diversificare, il certificato non è poi così male, visto che la barriera al momento è inesplorata. E, per quanto riguarda il settore automobilistico, ovviamente, insomma, ci sono diversi motivi che intervengono sulla flessione dei titoli automobilistici, non ultimo anche un po' la diffusione dell'elettrico, che forse penalizza chi ancora non è al pari e al passo con i tempi. Ma insomma, questo al di là di quella che può essere la mia considerazione sul titolo, questa è una possibile soluzione per chi volesse investire sul certificato che ha ampio respiro e soprattutto un'ottima barriera e posta al ribasso. Altra situazione che andiamo a vedere in questo caso, quindi i codici ISIN naturalmente li state vedendo nel frattempo assieme a me. Qui abbiamo un certificato che avrà scadenza 2022, è stato emesso a settembre 2017. In questo caso il sottostante è il titolo Intesa San Paolo, quindi abbiamo un livello attuale di circa 2,35. Una barriera valida sia per il capitale sia per i premi che è posizionata al 70%, ovvero a 2,09. Il certificato ha delle osservazioni semestrali, quindi ha pagato regolarmente tutti i suoi coupon finora nell'importo di 3,85 punti percentuali a coupon, quindi è un rendimento annuo del 7,70. La prossima data di osservazione è 31 marzo 2020. Anche in questo caso 2,09 è il livello da mantenere per poter incassare il premio. Finora non ha deluso perché in tutte le date ha pagato regolarmente, ma soprattutto avendo l'effetto sui coupon, essendoci l'effetto memoria, sarebbe eventualmente possibile anche incassare i premi unicamente alla scadenza o in una delle date che precedono la scadenza, anche qualora nel frattempo qualcuno di questi si perda. Quindi l'effetto memoria è estremamente utile e interessante perché ci permette di poter garantirci il premio annuale del 7,70 anche qualora Intesa finisca al di sotto della barriera in una delle osservazioni. Per quanto riguarda il rimborso anticipato, l'impegno è più gravoso perché servirebbe un recupero di 2,98,60, quindi al momento tutt'altro che semplice. Così come abbiamo visto in precedenza, qui abbiamo un premio leggermente più alto rispetto alla lineare, ma non così importante se si considera che la coupon a memoria basterebbe incassarne una per azzerare il premio sulla lineare.
Quindi per chi avesse aspettative moderatamente ribassiste, laterali o addirittura rialziste su Intesa San Paolo, il certificato sarebbe estremamente valido perché in ottica anche della scadenza 2022 ha un potenziale di 2, 4, 6 premi del 3,85, quindi possiamo andare a fare 3,85 per 6 più il rimborso a 100, sono 123,1 di complessivo ritorno rispetto al prezzo di attuale acquisto di 83,79, quindi un rendimento potenziale del 47% praticamente in poco meno di 3 anni, quindi abbiamo un annualizzato, facendo proprio il conto della serva, 15,60, quindi molto, molto facile come rendimento annualizzato, a patto che Intesa tenga per la data di valutazione finale i 2,09. Quindi non è fondamentale ciò che accadrà nel durante, ma quello che accadrà alla scadenza. 2,09, se Intesa chiude al di sopra, 15% annuo di rendimento per un 47% praticamente a poco meno di 3 anni. O se invece Intesa andasse sotto i 2,09, a quel punto subirebbe una perdita pari a quella del titolo Intesa a partire dall'emissione e quindi, considerato gli attuali prezzi d'acquisto di 83, comunque insomma, si sarebbe allineati più o meno a quella che è la performance di Intesa. Naturalmente devo ricordare quanto mi sta tra l'altro sottolineando Marco, che sul titolo Intesa gravano 3 dividendi sulla scadenza 2022 di circa 20 centesimi l'uno. Ovviamente anche in questo caso è bene ricordare che il dividendo è ciò che permette la costruzione del certificato stesso e notoriamente se poi i titoli non vanno a recuperare meno parte del dividendo che staccano, non dico nell'anno, ma almeno nei 2 anni, insomma, poi diventa difficile continuare a staccare 20 centesimi l'anno se non si è in grado di recuperarli almeno come utili insomma, anche da un punto di vista grafico e di quotazioni. Quindi facciamo sempre bene, ti ringrazio Marco, se lo avrei fatto ugualmente, ma ti ringrazio per avermi aiutato. Facciamo sempre bene a ricordare l'impatto del dividendo sulle quotazioni dei titoli azionari, soprattutto quando c'è da misurare la distanza dalla barriera, sia in ottica dei premi, sia in ottica di rimborso capitale. Però, insomma, ricordiamo anche sempre che se i titoli staccassero i dividendi senza mai recuperarli, avremmo praticamente ad oggi, insomma, una situazione di ENI azzerata, negli anni ha sempre staccato un dividendo importante, ma anche la stessa Intesa, insomma, 20 centesimi l'anno, in 5 anni 1 euro, insomma, in 2 anni si avvererebbe se fosse così. Ma insomma, questo è solamente per condividere uno spunto di riflessione. Ciò che conta è che, numeri alla mano, comunque dobbiamo tenere conto di questi tre stacchi. Oggi sì, si acquista 83,79, quindi un buon prezzo di acquisto perché ci consentirebbe, come dicevo prima, di puntare a questo 46% circa a scadenza o comunque all'incasso dei premi periodici qualora si volesse uscire prima dall'investimento. Questo è su Intesa San Paolo, insomma interessante, si cambia settore, però continua ad essere al momento comunque un certificato da tenere in watchlist, poi magari da acquistare al primo storno, se mai ci dovesse essere. Altra situazione che andiamo a vedere, scadenza gennaio 2023. Intanto rispondo a Lorenzo: la barriera non è continua, è una barriera osservata esclusivamente a scadenza. Quindi, nel durante può anche andare sotto 2,09. Se scende sotto 2,09, parliamo di Intesa, al di sotto quindi dei 2,09 nella giornata di osservazione per il coupon, la cosa peggiore che può capitare è che non riceviamo il coupon per quel periodo. Però, come detto, in virtù dell'effetto memoria, sarà sufficiente il recupero della barriera alla scadenza per avere diritto a tutti i premi non percepiti e il rimborso dei 100 euro. Quindi oggi, insomma, si può eventualmente pensare di guardare con un po' di fiducia al certificato. Nel frattempo rispondo a Marco, se abbiamo mai pensato di inserire anche il grafico della quotazione dei singoli certificati, sì, ci abbiamo pensato, però al momento rappresenterebbe un costo ulteriore nelle licenze e questo poi al momento già abbiamo inserito i grafici dei titoli azionari e
senza andare a toccare la fee praticamente di abbonamento. Abbiamo valutato l'inserimento del grafico del certificato, però stiamo facendo insomma delle valutazioni interne perché purtroppo anche in quel caso bisognerebbe pagare noi, parliamo di un'altra fee, per avere lo storico dei prezzi dei certificati. Quindi in questo senso al momento continuiamo a viaggiare così, poi insomma, cercheremo di capire se sarà fattibile un ragionamento diverso. Allora, altro certificato che andiamo a vedere, in questo caso dicembre 2017, il sottostante, il titolo Total, quindi un petrolifero francese con attuale prezzo di 49 euro rispetto allo strike iniziale di 46,33, una barriera posizionata a 32,43 euro, barriera lontana, veramente molto lontana, anche in considerazione dell'andamento grafico del titolo Total. Quindi al momento abbiamo un rialzo del 5,86%. Il certificato andrà in osservazione per il rimborso anticipato e per il pagamento del premio il 30 dicembre 2019, quindi praticamente tra un mese esatto. Allora, qui cosa può succedere? Se Total chiuderà al di sopra dei 46,33 euro, quindi 46,3350, il certificato rimborserà 105,25 euro. E quindi, potendolo acquistare al momento a 103,26, ci sono circa 2 punti percentuali da incassare sulla scadenza di fine anno, quindi sul 30 dicembre 2019. Se Total chiuderà al di sotto dei 46,33,50, a questo punto si incasserà con tutta probabilità il premio del 5,25, perché per incassare questo è sufficiente che Total si trovi al di sopra della barriera dei 32,43 euro e quindi si incasserà il premio e si andrà avanti all'anno successivo. Andiamo a dare uno sguardo al titolo Total, quindi lo andiamo a vedere anche da un punto di vista grafico. Vediamo come negli ultimi 4 anni e soprattutto negli ultimi 3 il livello minimo sia stato praticamente area 40-42, quindi la barriera a 32 è veramente lontanissima. E se andiamo indietro nel tempo, qui nel 2016 avevamo un livello minimo di 35, adesso non vorrei dire una sciocchezza, ma prima di dirla vado a controllare perché non vorrei. Esatto, era il momento in cui il petrolio era in area 40. Quindi vediamo come la correlazione tra il petrolio e l'andamento di Total sia comunque una correlazione, come c'è da attendersi, decisamente buona, e quindi lo vediamo come praticamente i due grafici si possano avvicinare molto. Quindi, se il petrolio, che attualmente è a 57 dollari, dovesse subire un importante scivolone, almeno fino ai 40-45 dollari, si andrebbe almeno a ritrovare un livello di 35 euro sul titolo Total. Viceversa, insomma, la barriera 32 è veramente molto, molto lontana. Se andiamo a dare un'occhiata a ciò che è invece l'aspetto dei dividendi su Total, per non avere anche in questo caso sorprese, vediamo come il dividendo sia stato staccato il 27 di settembre, il prossimo in programma il 6 gennaio 2020. Quindi sulla rilevazione di dicembre abbiamo un buffer, quindi una distanza percentuale pulita da eventuali stacchi dividendi. Quindi certificato che al momento risulta particolarmente interessante per chi crede che l'anno possa terminare sia sul settore petrolifero sia più in generale sul mercato, possa terminare senza grandi scossoni. Oggi vediamo, ci sono stati diversi scambi addirittura in area 102, 102, quindi stamattina sono stati effettuati diversi scambi, circa 500 pezzi nell'area dei 102, e poi nel corso della giornata il prezzo è un po' salito, però insomma sul denaro, quindi è possibile addirittura riuscire a beccare qualche scarico in questo per metterlo un po' così anche a monitor. Vediamo nell'ultima settimana 102, diversi scambi, anche 101,80. No, è particolarmente interessante questo a mio avviso, in considerazione del fatto che a fine anno potrà rimborsare 105,25 se Total manterrà i 46,33. Quindi
Questo è interessante. Anche questo su Total ha effetto memoria, quindi qualora mai si dovesse perdere una cedola, un premio si avrebbe la possibilità di incassare di incassarlo successivamente. Però Lorenzo, devo dire la verità, in questo momento, a meno che appunto ci sia uno scossone importante sul petrolio, la vedo difficile andare a perdere la barriera dei 32 euro sul totale. E ripeto, se andiamo a guardare anche graficamente, è un titolo che sotto i 32 lo mando ancora più indietro nel tempo. Andiamo al 2012 e non c'è mai andato. Praticamente il minimo è stato fatto a 35,25. Provo ad andare ancora lontano, 2005, ecco, e andiamo a 30. Quindi abbiamo toccato per una volta sola i 30 nel 2011, sotto i 35 non è mai sceso, e quindi insomma la barriera a 32 comincia a essere una barriera anche in ottica di investimento particolarmente protettiva, eh? Quindi sì, qui direi che il certificato è estremamente valido. Naturalmente va sempre presa in considerazione insomma, la componente in questo caso non tanto rischio barriera quanto rischio richiamo anticipato, quindi il prezzo continua a essere 102-103 perché manca un mese circa, però sì, tra tutte le scarse idee che ci sono sul mercato, questa mi sembra un'ottima idea in realtà, perché appunto ci dà la possibilità di un 3% circa, cioè di un 2-3% circa a un mese. E se poi proprio non dovesse rimborsare, continuare a portare a casa premi periodici, insomma, in ottica di investimento, non so se possiamo definirlo un rigore, però come insomma, Lorenzo mi stai commentando, però sicuramente è una situazione da prendere fortemente in considerazione. Quindi da mettere in watchlist, direi tra tutti e tre quelli che abbiamo visto adesso, anche proprio personalmente. Mi sembra che questo sia forse più interessante perché poi ci dà le chance anche di andare avanti senza subire grossi scossoni di prezzo. Quindi XS 1309 73 74 40, questo a mio avviso in ottica di costruzione di portafoglio è veramente interessante. Allora andiamo a vedere rapidamente qualche altra idea. In questo caso andiamo a pescare anche tra qualcosa che a volte ha una struttura un po' diversa. Qui parliamo di certificati outperformance. Outperformance, ricordo, sono dei certificati che hanno un meccanismo di partecipazione in leva solamente al rialzo, viceversa al ripasso sono lineari, non beneficiano di alcun tipo di protezione, quindi non c'è barriera e sono certificati che si comportano praticamente in maniera speculare all'andamento dell'indice sottostante, ma con una partecipazione in leva che, come vi ripeto, agisce solo a rialzo. Nel caso specifico, questo è un certificato legato all'Eurostoxx 50. Attualmente abbiamo un rialzo del 10,67% dall'emissione, quindi l'indice ha fatto strike, in questo caso a 3.350, siamo a 3.707, quindi un rialzo del 10,67%. E il certificato ha una partecipazione al rialzo del 205%, quindi più 10 ci porta a un rendimento del 20% e poco più, più 20 diventa più 40, e questo lo possiamo tra l'altro ritrovare ancora nella nostra analisi di scenario, dove vediamo che se l'indice continuerà a crescere, noi andremo a registrare una performance amplificata di 2 volte. Viceversa, se l'indice dovesse tornare indietro, in questa prima fase si andrebbe a perdere più della performance dell'indice perché il certificato si acquista già a 1000, a 119,50, cioè quanto è praticamente la performance dell'Eurostoxx raddoppiata, e quindi in questo caso si andrebbe a perdere un po' di più. Quindi certificato che può essere adatto a chi continua ad avere prospettive estremamente positive sull'indice Eurostoxx 50. Perché a luglio 2020 è la scadenza, da qui a luglio andrebbe a praticamente a raddoppiare ulteriormente. Della stessa famiglia, quindi sempre certificato con lo stesso meccanismo, abbiamo invece un altro certificato, in questo caso no, scusate, non è, ecco, no, quell'altro ISIN della stessa famiglia.
Qui invece abbiamo un bonus cap tra quelli che abbiamo individuato. Qui la scadenza è più breve, 3 aprile 2020. Il rendimento potenziale in questo caso è di circa il 10% da qui ad aprile 2020. Il sottostante, questo lo avevamo già visto nella nostra precedente, nel nostro precedente webinar. Questo è legato al titolo Fiat Chrysler, quindi abbiamo il titolo Fiat come sottostante, una barriera posizionata a 10,51 e con Fiat che attualmente quota 13,55, quindi anche in questo caso una barriera comunque mai toccata nell'ultimo anno, e se andiamo a vedere anche un po' più nel tempo, comunque è parecchio tempo che Fiat non va a vedere sotto i 10. Chiaramente qui dobbiamo abbreviare l'orizzonte temporale, perché sapete che insomma nel 2015-16 Fiat quotava poco più di 5 euro, quindi non è da sorprendersi insomma rivedere questi prezzi. Però ecco, negli ultimi 2 anni e mezzo, barriera 10 euro mai più toccata, con un minimo in area 11. Quindi per chi volesse dare fiducia a Fiat Chrysler, tra l'altro sempre oggetto di attenzioni anche a livello insomma internazionale, il prossimo possibile matrimonio con Peugeot. E qui abbiamo un prezzo di 13,60, una barriera 10 come dicevamo, e una quotazione quindi che esprime un ottimo rendimento potenziale, perché appunto lo si acquista il certificato in area 117 con rimborso potenziale a 129. Attenzione, qui solamente il fatto che la barriera è continua sul prezzo di chiusura giornaliero, quindi non bisogna mai andare a rompere la barriera dei 10,51. In questo caso, vediamo come il premio sulla lineare sia più importante, quindi il rischio di andare a perdere più di quella che è la perdita del titolo sottostante qualora si dovesse verificare una discesa tale da rompere la barriera. Su questo intanto un saluto a Antonio che mi chiede, Antonello, scusate, che deve scappare. Naturalmente il webinar è in fase di registrazione, quindi sarà possibile anche rivederlo in un secondo momento, qualora aveste chiaramente altri impegni, e quindi è possibile vederlo, come dicevamo, sul nostro canale YouTube in un secondo momento, ma anche sul sito di Xmarkets. Vedete qui, possibile collegarsi a xmarkets.db.com ed è già disponibile il giorno successivo, quindi già da domani potrai vedere quanto ci stiamo raccontando. E tornando invece alle idee, volevo condividere con voi un'altra possibile chiave di ricerca. Qui andiamo a guardare a tutti i certificati che hanno osservazioni anticipate, quindi rispetto alla struttura dall'emissione alla scadenza. Mi volevo far aiutare in questo caso dalla nostra tabella posizionata sul CEDLAB, la tabella dei Next Valuation Date, quindi certificati che prevedono, come dicevo, rimborsi anticipati o pagamenti di premio rispetto all'orizzonte temporale da qui al 25 gennaio 2020. Andiamo a ordinare all'interno della tabella per emittente, troviamo qui, ecco, i certificati di nostro interesse, in particolare quelli legati all'emittente Deutsche Bank. Qui andiamo quindi per correttezza, ecco, proviamo a leggere un po' di dati, se riusciamo a trovare qualche idea. Allora, come si legge questa tabella, soprattutto per chi è già in possesso delle password per l'utilizzo del CEDLAB? Qui in questa colonna, la terz'ultima, quindi da destra, c'è la distanza dal livello trigger, cioè quel livello che attiva il pagamento di un premio o che rimborsa anticipata o attiva il rimborso anticipato. Quindi vediamo come ad esempio 9,23 meno 11,39 è la distanza percentuale che il sottostante deve coprire per recuperare o per rimanere al di sopra del livello trigger. In questa situazione vediamo ad esempio 27 novembre,
un prezzo attuale di ENI di 14,02 e un livello richiesto per l'attivazione del rimborso anticipato di 15,31, quindi ci vuole un recupero di circa 9 punti e 20, però qualora questo avvenisse ci sarebbe un rendimento potenziale del 38%, insomma diventa molto difficile da qui al 27 novembre, comunque essendo praticamente dopodomani, che Eni possa recuperare area 15,31, quindi questo lo escludiamo al momento perché sembra effettivamente poco probabile. Secondo certificato, qui invece abbiamo da difendere i 12,01, ma il rendimento potenziale in questo caso dello 0,12 potrebbe essere eventualmente da guardare in ottica di acquisto su eventuali vendite sul prezzo bid. Sempre 29 novembre, ancora un 14% a recuperare su BMQ, quindi lo andiamo ad escludere. Certificato su generali, lo abbiamo visto prima, qui c'è un potenziale rendimento dello 0,70 sul denaro, per una tenuta dei 17,77 da parte di generali. FTSE MIB 128,29, qui qualcosina in più forse c'è, andiamo a vedere assieme. Quindi fermo restando del certificato dovrebbe essere in bid only. Qui abbiamo un potenziale rimborso il 2 dicembre di 129,60 se il FTSE MIB chiude al di sopra dei 22.551. Abbiamo un prezzo attuale di chiusura giornaliera 23.449, quindi siamo a più 4% rispetto allo strike, però il certificato quota 128,33 sul denaro contro un teorico 129,60, insomma c'è un punto percentuale da qui al 2 dicembre, no, situazione comunque che nasconde anche più di qualche rischio in questo senso, quindi magari anche qui non lo so quanto possa essere interessante. Vediamo 20 dicembre, questo su Intesa San Paolo, quindi proviamo a vedere che cosa succede su questo certificato che attualmente è 111,85. Qui abbiamo un possibile rimborso di 112,45 al 20 dicembre 2019, al di sopra del livello iniziale, o il pagamento del coupon del 12,45. E beh, qua insomma diciamo che il rimborso iniziale e il rimborso anticipato con tutta probabilità si verificherà, quindi rimborso di 112,45 è qualcosa qui attaccato all'osso, diciamo che mi sembra possa rimanere, quindi certificato qui da prendere forse in considerazione, soprattutto se si riuscisse ad acquistare sul denaro 111,47, se si riuscisse a prendere qui a 111,50 il rimborso di 112,45 è uno 0,708 sulla rilevazione del 20 dicembre 2019. Ripeto, per ottenere il rimborso di 112,45 Intesa deve chiudere sopra 1,90,90, quindi dovrebbe perdere il 23% che ha accumulato di vantaggio in questo mese. E quindi, insomma, salvo clamorose inversioni di tendenza, questa potrebbe essere una idea da seguire, proprio perché ci consente di maturare un rendimento per quanto minimo, però con discrete probabilità di successo sulla scadenza come dicevamo, del 20 dicembre 2019. E vado a vedere se nel frattempo mi avete segnalato insomma, qualche situazione. Questo in dollari è capitale interamente protetto? No, questo Giorgio, ok, però non credo che sia di Deutsche Bank, se me lo vuoi confermare, altrimenti lo vedremo in un'altra situazione. Poi andiamo avanti ancora, vediamo qui. Meno 5,54 su Total, era proprio quello che abbiamo visto prima, molto interessante a mio avviso. Ecco, c'è questo su AXA che è l'ultimo della lista che potrebbe essere seguito. Non è di immediata rilevazione anticipata perché la prossima osservazione anche qui sarà il 30 dicembre 2019, quindi fra un mese. Il titolo AXA è esattamente sullo strike, quindi siamo a 25,03 contro 24,97,
potenziale rimborso 106,50, prezzo di acquisto intorno ai 103. Quindi 3 punti percentuali da qui a fine anno se Exar rimane al di sopra dello strike. Viceversa, se chiude al di sotto, si guarda la barriera dei 17,48 per incassare il premio del 6,50 e proseguire in quotazione fino all'anno seguente. Questo sa, quindi ritengo che sia un'altra situazione da tenere sotto controllo, perché se AXA non perderà rispetto ad oggi, e quindi o salirà o rimarrà esattamente ferma, il certificato andrà verso il rimborso anticipato di 106,50, prezzo attuale, come abbiamo detto, circa 102, 102, 103. Quindi il certificato da seguire. Questo sulle prossime rilevazioni anticipate. Vado a concludere con un certificato invece, in questo caso, che mi sembra possa non avere la lettera, quindi eventualmente da acquistare su qualche scarico, ma adesso lo andiamo a vedere. Il sottostante è composto da tre indici, il FTSE MIB, l'S&P 500 e il Nikkei. Quello più attardato è il Nikkei, in ribasso del 3,57, ma qui le osservazioni sono trimestrali con un premio del 2% con effetto memoria. Quindi, se in una di queste ci dovesse essere recupero da parte del Nikkei dei 3 punti percentuali circa che sta perdendo adesso, ci sarebbe rimborso anticipato a 100 più i 2 punti di premio. Prezzo attuale 98,57. Andiamo a vedere anche qui eventualmente qualcosa. No, vedo che non credo ci sia lettera, quindi il certificato quota regolarmente in bid only. Non so se ci sono stati scambi, sicuramente non oggi, andiamo a vedere negli ultimi giorni. No, praticamente non scambia mai, quindi questo è veramente difficile riuscire eventualmente ad acquistarlo al di sotto della pari, o comunque a prendere anche qualche scarico, insomma, da mettere magari in watchlist, ma è difficile che si riesca a portare a casa. Quindi queste erano le idee sul fronte dei certificati con rilevazione anticipata che si possono seguire sul mercato secondario. Viceversa, andiamo a vedere intanto Massimo, che okay, nel frattempo saluta, Giorgio ti ringrazio, le altre domande abbiamo comunque già risposto. Allora, volevo vedere assieme a voi invece, anche se so che è un tema che piace di meno perché si cerca sempre il coupon e quindi il certificato bonus piace in questo caso di meno, però esiste comunque, ricordo sempre, questa famiglia di certificati con premi periodici, ovvero bonus cap, scusate, con premio unico alla scadenza, ovvero bonus cap, e qui abbiamo diverse idee. Una è quella su Intesa San Paolo, sul Fiat Chrysler che abbiamo visto prima e che vedo qui evidenziata a 10,52 euro la barriera per un potenziale rendimento del 10% circa, e una distanza alla barriera del 28%, ma abbiamo anche situazioni diverse, ad esempio su Intesa San Paolo, 12 punti percentuali di rendimento a settembre 2020, se Intesa non va mai a toccare la barriera di 1,67, quindi una distanza percentuale del 28,78%. Quindi 28 e 78 la distanza percentuale alla barriera di tipo continuo in chiusura giornaliera. 1,67, se Intesa non tocca mai questo livello per settembre 2020, il certificato rimborsa 137,30, ovvero il 12,86% in più rispetto ai 121,65 di potenziale acquisto ad oggi. E secondo la probabilità espressa dall'attuale volatilità implicita, premio per il rischio, dividendi attesi, la probabilità di successo sembrerebbe effettivamente particolarmente elevata. Sempre su Intesa San Paolo, febbraio 2021, quindi qualche mese dopo, barriera che si abbassa a 1,51 e premio che rimane nell'ordine dei 12 punti percentuali. Quindi vedete che, per quanto oggi la volatilità sia molto bassa, comunque esistono ancora delle situazioni per puntare a un rendimento a doppia cifra su un anno e anche meno, perché settembre 2020 barriera 1,67 si acquista praticamente sull'orizzonte temporale degli 11 mesi, 10 mesi, e
e quindi abbiamo un premio del 12%, una barriera, ripeto, a 29 punti percentuali da oggi. Sempre sulla stessa scadenza, un titolo invece con una distanza da barriera inferiore nell'ordine dei 20 punti percentuali è il titolo ENI, settembre 2020, quindi barriera 11,26, premio potenziale 114, acquisto attualmente a 105,40, quindi rendimento dell'8%, ovvero il 9,86 su base annua. Altrimenti, per chi volesse dare un po' di fiducia a Telecom, qui abbiamo un 4,28, in considerazione del fatto che Telecom ha ripreso leggermente terreno, e quindi barriera 0,40, distante circa 31 punti percentuali. Attualmente si paga 114,40 per un rimborso a scadenza di 119,30. Ancora andiamo a vedere, sempre Fiat Chrysler si abbassa la barriera a 9,66, premio 13,59 punti, quindi estremamente interessante questo a mio avviso, perché sulla scadenza di settembre 2020 abbiamo 9,66 di barriera, quindi 28 punti percentuali, premio di 13 punti, quindi molto molto valido. E ugualmente interessante mi sembra anche questo su Unicredit, che oggi insomma ha spiccato un po' il volo, 2,70 punti di rialzo, qualche buona notizia, insomma sta vendendo e vendendo, anzi no, svendendo, sta vendendo molti asset, quindi ogni volta insomma viene presa per ora come una buona notizia, quindi barriera 7,84, decisamente lontana al momento, 38 punti percentuali la distanza dalla barriera, per un potenziale rendimento dell'11,54%. Come vedete, insomma, ci sono diverse idee, tra l'altro, anche per chi eventualmente fosse all'ascolto in differita, quindi magari è possibile anche rivederlo, stoppare la registrazione, cioè la visione, potete anche studiare con attenzione i certificati che vedete qui in questa tabella, sono tutti acquistabili, hanno tutti un prezzo lettera e quindi anche sulla base delle vostre preferenze di sottostante è possibile eventualmente andare a trovare qualche idea di investimento. In questa fase è innegabile ed è inevitabile assumersi qualche rischio in più perché i rendimenti, come abbiamo detto, sono veramente bassi data anche la volatilità molto bassa. Su queste valutazioni conta il dividendo atteso, non il rischio politico dell'Italia, anche perché tra l'altro non viene espresso mai sulle quotazioni dei titoli quella che può essere l'attesa, quella potrebbe influire sulla volatilità implicita, quindi ad esempio c'è insomma un'attesa negativa su un determinato titolo, volatilità implicita che tende a crescere rispetto a quella storica. I prezzi dei certificati potrebbero risentirne abbassandosi un po'. In questo caso, invece, è solo una questione legata alla distanza della scadenza, quindi comunque almeno un anno o poco meno. La volatilità implicita, che per quanto bassa, comunque continua a rappresentare un fattore tale da poter far coprire queste distanze percentuali, ma soprattutto il tipo di barriera che non è europea, bensì è americana, cioè può essere rotta in qualsiasi momento. Quindi questo per rispondere a Monica. Poi intanto saluto Francesco, Maria anche che ci deve salutare, nel frattempo vi ringrazio per avermi fatto compagnia. Insomma, abbiamo dato diversi spunti, naturalmente ricordiamo che allora, Maurizio, che saluto, tanto mi fa notare un altro certificato che possiamo vedere assieme, DS34 di H9, quindi andiamo a vedere praticamente assieme grazie alla tua segnalazione. Premetti che è un certificato comunque rischioso, quindi andiamo a vedere di cosa si tratta, quindi DS34 di H9 è un Phoenix Memory, quindi ci diamo uno sguardo anche a quest'ultima idea che ci ha fatto conoscere Maurizio, in questo caso il sottostante Telecom Italia. Ah beh, questo sì è vero, è interessante, lo stavo tenendo d'occhio qualche giorno fa, perché comunque la barriera 0,6225
E non è semplice per Telecom andarla a riagganciare, ma insomma sta vivendo una fase positiva e giustamente fai notare come abbia le cedole a memoria, quindi in questo caso tutte le cedole a memoria da agosto 2018, quindi praticamente ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 coupon a memoria, la scadenza è maggio 2020. Allora, proviamo a disegnare adesso assieme qualche scenario. Quindi arriviamo a maggio 2020, 3, 6, 8 coupon 2,64 più 100 per rimborso fa 121 e 12, attualmente si acquista a 87,60, quindi 38 punti percentuali se Telecom riaggancia i 0,62,25. Diamo un'occhiata a Telecom, tra l'altro in questi giorni alle prese con l'importante superamento di un livello che se andiamo a vedere indietro nel tempo anche sul grafico intraday praticamente ci riporta esattamente i massimi del dicembre 2018, l'avevo già visto questo, 0,58 e 85, eccolo qua, 0,58 e 84. Il massimo fatto il 3 dicembre 2018, 0,58 e 84 il massimo fatto venerdì e 0,59 è stato ritoccato oggi, però poi è stata bruscamente respinta con un minimo a 0,57,73. È vero che oggi la giornata è stata complicata, come dicevamo, sui titoli italiani, quindi anche le aperture sono state tutte molto alte, però poi sono intervenuti diversi problemi di natura tecnica. Quindi oggi una candela che non so quanto possa essere attendibile, però è importante il superamento di 58,85 per poter andare a rivedere area 60 e a quel punto poi, perché no, magari andare ad aggredire e a riprendere i massimi a 0,67. Quindi io direi, Maurizio, che innanzitutto ti ringrazio per la segnalazione, perché se effettivamente si volesse dare fiducia a Telecom, che magari, come dice Marco, nemmeno sotto tortura, ma insomma credo che abbia dato più di una delusione negli ultimi anni e quindi è comprensibilissimo, però se dovesse rompere 0,58 e 85, a questo punto 0,59 e si aggancia a 0,62 non sarebbe poi una cosa così improbabile e l'acquisto a 0,87 potrebbe aiutarci. È vero anche che guardando l'analisi scenario forse non me la sento di dire che Marco abbia tutti i torti, che insomma il premio del 20% è un premio importante sulla componente lineare, cioè si chiude sotto barriera, si perde circa un 20%. Però il fatto che sia alto di prezzo, quindi 87,60, è perché evidentemente in questo momento un po' il recupero, un po' la volatilità, un po' forse anche proprio le cedole a memoria stanno sostenendo il prezzo. Vabbè, comunque. Grazie Maurizio della tua segnalazione. Naturalmente chi ha in portafoglio magari il titolo Telecom può essere orientato anche a seguirlo per l'importante potenziale di rendimento sulla scadenza di maggio. Va bene, allora direi che abbiamo concluso, ci siamo raccontati, nonostante insomma la scarsità di idee causate anche da mercati che continuano a tirare, ci siamo comunque condivisi diverse idee con sia certificati Phoenix di rilevazione a fine anno, ricordo estremamente interessante quello su Total da seguire, anche quello su AXA con il titolo AXA che è praticamente sullo strike per il rimborso anticipato, poi qualche bonus cap per chi vuole eventualmente puntare su scadenze aprile 2020 o settembre 2020 e poi ecco qualche idea di un po' più ampio respiro su Intesa San Paolo con barriera 209 o ancora questo sicuramente più rischioso sul titolo Telecom barriera 062. Io vi saluto, vi ringrazio, vi do appuntamento al prossimo appuntamento e vi auguro buona serata.